Andrea Castagna, una voce come tante per la Regione Veneto o la voce tra le tante? Una voce che tenta di portare dei bisogni, delle risposte ai bisogni dei cittadini del Veneto nel Consiglio regionale. Una voce che ovviamente parte dalla sua esperienza personale, che è sempre stata da una parte, come si dice, che sono i lavoratori, i pensionati, chi non trova lavoro, la parte più debole della società. E senza pensare che questa parte più debole della società possa essere contrapposta a un'altra parte debole della società che in questi giorni vediamo approdare sulle nostre coste e anche nelle nostre città. I problemi che vi sono nel Veneto vanno risolti e non vanno risolti con demagogia. Io metto a disposizione quello che finora ho fatto nel sindacato e ovviamente anche le caratteristiche, le competenze, ma soprattutto l'idea che la società la si guarda da un punto di vista. È il punto di vista di chi non ha lavoro, di chi lo deve tenere anche senza diritti, di chi non ce la fa arrivare a fine mese, dei pensionati che non hanno gli aumenti sulle pensioni, di chi lo cerca il lavoro, della fase anche di disperazione che coinvolge migliaia e migliaia di famiglie nel Veneto, in una crisi così pesante, ecco, io vorrei essere quella voce. Castagna, un addio definitivo a un certo tipo di sinistra? No, io ho sempre pensato che la sinistra per essere definita tale deve avere due caratteristiche. La prima è una visione critica di ciò che accade e quindi una capacità di lettura del mondo non omologata al pensiero unico, ma contemporaneamente anche un'attitudine al governo, cioè mettere le mani per governare i processi, non soltanto elencarli, non soltanto dire che vi sono dei problemi, ma tentare anche di dare risposte. L'esperienza sindacale da questo punto di vista mi aiuta molto. Castagna, parliamo di scuola, un tema scottante negli ultimi giorni. Si parla di DDL, si parla di tagli e poi un ragazzo torna morto da una gita scolastica. Su quella io vorrei mantenere un riservo perché c'è una indagine della magistratura che sta appurando come sono andati i fatti. In ogni caso sulla scuola si sta concentrando in modo particolare dal punto di vista del governo nazionale un attacco senza precedenti che ci riporta davvero molto indietro, agli albori quasi del nostro ordinamento scolastico. Quando si pensa che la scuola sostanzialmente sia come un'impresa dove c'è il profitto e le condizioni appunto economiche che regolano invece l'istruzione e la capacità di disegnare dei cittadini, questo è profondamente sbagliato ed è un elemento che va rapidamente cancellato e la battaglia che facciamo a livello nazionale in Parlamento e anche nel territorio ha queste caratteristiche.